Ciao, oggi vorrei parlarti di chi è realmente un marketer. Se ne sentono di tutti i colori, ma vorrei in questa serie di video fare un po' il punto della situazione, fare un po' di chiarezza, esprimerti la mia opinione su chi sia un marketer o chi è realmente un marketer esperto. Il marketer è colui che sa scovare un desiderio di mercato e sa posizionarci sopra una soluzione. Punto, non esistono assolutamente altre definizioni. Il desiderio di mercato è quello che spinge le persone a un volere qualcosa, ok? Un bisogno. Il marketer è la persona che riesce a mettere in comunicazione chi ha un bisogno con chi ha una soluzione, a volte rendendosi proprio artefice della soluzione, ovvero costruendo o inventando una soluzione di mercato. In tutto questo, ovviamente, cerca di trarne un guadagno. Per farti un esempio semplice, se una persona ha mal di denti, ok? Quello è un bisogno di mercato, ovvero trovare una soluzione. La soluzione è il dentista. Il marketer è la persona che mette in contatto chi ha mal di denti con chi cura i denti. Per farti proprio un esempio pratico, ma comunque in tutto il mercato funziona così. Il mercato è segmentato in tantissimi desideri di mercato e il marketer è la persona sensibile che riesce a scovare i desideri di mercato, anche quelli più profondi, più nascosti, e riesce a posizionarci sopra una soluzione, traendo un profitto. Quindi il marketer esperto è colui che è molto bravo a controllare le leve psicologiche che smuovono l'impulso di acquisto. Se vuoi professionalizzarti e diventare un marketer esperto, devi partire da questo punto. Quindi tutto quello che è marketing online, marketing digitale, copywriting, Facebook advertising, Instagram advertising, eccetera, eccetera, CPC, CPC, CPB, PPB, viene assolutamente dopo. Prima devi imparare a lavorare sui desideri di mercato, devi diventare sensibile al desiderio di mercato, devi essere bravo a creare delle offerte, appunto, da posizionare come soluzione a questi bisogni. E non pensare che sia una cosa facile. Oggi trovare un marketer esperto è una cosa molto complicata, non ce ne sono molti, anche perché l'università non ti prepara a quello che è realmente il marketing. E sono nozioni fumose quelle che ottieni all'università, per lo più si studiano i testi di Kotler, ma non ti preparano a scovare un desiderio di mercato, creare un'offerta sotto forma di soluzione. Questo è tutto un altro discorso che fai soltanto facendo la sedia, come dico io, facendo l'artigiano, costruendo, mettendo le mani, sporcandoti le mani nella merda. Non c'è altra soluzione. Quindi anche tutto quello che senti online devi prenderlo con le pinze, perché anche per insegnare marketing bisogna aver messo le mani nella merda, bisogna aver studiato molto il mercato, il desiderio di mercato, creato delle offerte e aver fatto tantissimi test, test su test su test su test. È così che fa esperienza un marketer. Quindi una persona che non ha fatto questo difficilmente può insegnarti a fare questo. E ti sembrerà una cosa abbastanza scontata, ma in realtà non è così, perché comunque la maggior parte delle persone che vedi che spiegano marketing non hanno fatto questo processo. Io, per dirti, nella mia lunga carriera da marketer, iniziata 20 anni fa, ho cominciato vendendo qualsiasi cosa, dalla formazione accademica a servizi locali, quindi quelli più individuali, negozi, dentisti, eccetera. Sono passato dalle penne di lusso al vino, dalle onoranze funebri ai servizi per siti per adulti, per incontri per adulti, viaggi, vacanze, pernottamenti. Ho venduto prodotti per animali, prodotti per la casa, prodotti per la bellezza, servizi aziendali di qualsiasi tipo, qualsiasi genere. Guarda, non me ne vengono neanche in mente, talmente ne ho fatti. Ho venduto persino parchi giochi e parchi acquatici. Insomma, ho messo le mani un po' dappertutto ed è qui che ho sviluppato la sensibilità nel scovare il desiderio di mercato, nel capire cosa sia il bisogno delle persone e metterlo sotto forma di offerta. Oggi, oltre a formare le persone nelle aziende che vogliono professionalizzare la loro figura di marketer, mi occupo anche di formare accademicamente le persone, qualificare le persone che vogliono diventare marketer, ma anche continuo a scovare desideri di mercato e continuo a proporre soluzioni sotto forma di prodotti o servizi. È un lavoro che continuerò a fare, che mi piace, perché comunque mi tiene anche allenato. È come il bravo fisioterapista, il bravo medico, il bravo dentista, non puoi mai mollare la manualità. Anche io devo continuare a scovare desideri di mercato e a continuare a proporre offerte, anche perché se poi lo devo insegnare, ovviamente devo continuare a farlo. Quindi è un doppio lavoro, da una parte pratico, dall'altra parte insegno. E comunque tutto questo parte dal mio punto di vista sulle cose, ovvero dal punto di vista di un marketer, dagli occhi di un marketer, da come vede il mondo un marketer. Perché è differente? Perché
A forza di farlo comincerai a vedere sempre una soluzione, ovvero da ogni situazione sociale, da ogni contesto, riuscirai a capire come poterci posizionare sopra una soluzione. E questo è fantastico, è molto bello perché ha molto a che fare col comportamento delle persone. Ecco, in questo video ti vorrei dire intanto di non confondere i marketer con le persone che fanno gli attori sui social e millantano guadagni milionari. Quello è un altro tipo di discorso. In sostanza, lì si va a lavorare su un desiderio di mercato specifico, che è quello delle persone di diventare ricchi. O tutti vorranno sempre diventare ricchi e quindi ci sarà sempre una soluzione da potergli offrire. In quel caso, le persone non vogliono sapere come sei diventato ricco, non gli interessa, cioè quello è soltanto un mezzo. In realtà, quello che vogliono queste persone, quello che vuole il target, è avere il lifestyle della persona che sta comunicando. Quindi immaginati quando vedi queste persone far vedere che hanno tempo, soldi, macchine, fanno viaggi, eccetera, eccetera, vestiti firmati e tutto quanto, tutto il resto. Le persone che li seguono, che comprano questi prodotti, non lo fanno per migliorare la loro conoscenza tecnica sulla cosa, lo fanno perché vogliono essere come loro. E questo è un segmento di mercato differente, non ha nulla a che fare con il marketing professionale. Un marketer esperto non è un marketer che vende corsi per diventare ricchi, ok? Non mostra questo tipo di comunicazione. Io per primo, lo sai benissimo se mi segui da un po', vendo corsi su come fare soldi online, ma non ho mai mostrato quella parte di denaro, macchine, jet privati, eccetera, perché comunque non fa parte del desiderio di mercato che io voglio andare a soddisfare. Io vado a soddisfare un desiderio di mercato di diventare un marketing professionista, per le aziende che vogliono professionalizzare una figura all'interno che faccia il marketer, che oggi è molto importante. Quindi anche nel mio tipo di comunicazione, nei tipi di video che faccio, vedrai sempre una differenza. Io non ti farò mai vedere tutte queste cose. Io ti parlerò di come si diventa un marketer professionista, di cosa fa un marketer esperto, perché il marketer esperto non è vero che si misura con i soldi. Il marketer esperto si misura sulla sua capacità di scovare un desiderio di mercato e proporci sopra una soluzione sotto forma di offerta. Quindi tutto questo non ha niente a che vedere, anche perché un marketer esperto potrebbe lavorare in ambito politico, potrebbe lavorare per una onlus, per una no profit, eccetera, eccetera. Quindi in realtà prendi con le pinze quello che vedi, quello che è il lifestyle delle persone che vendono questo tipo di soluzione a un determinato desiderio di mercato. Questo è infatti il primo video appunto volevo parlare di questo, ovvero della differenza che c'è tra un marketer esperto che sa scovare, posizionare desideri di mercato e soluzioni su desideri di mercato e quello che è poi la persona che vende il sogno della ricchezza, che ti fa vedere un lifestyle che ovviamente è fatto appunto, ci si possono fare anche bei soldi su un target che non ha interesse a capire come ha fatto, ma vuole uscire da una situazione che non gli piace per diventare come la persona che sta proponendo questa soluzione. Questa soluzione tante volte sono prodotti e servizi per generare denaro, servizi di trading, eccetera, eccetera. Quindi intanto cominciamo in questa serie di video a fare chiarezza sul marketing, ma soprattutto andiamo a capire come sia possibile trovare soluzioni ai desideri di mercato. Questo desiderio di mercato che ti ho fatto vedere, quindi sugli attori da social che fanno vedere denaro, è in realtà un grosso business, c'è cioè un grosso bisogno di mercato da soddisfare, e ovviamente quello che tu vedi fare queste persone è soddisfare un prodotto di un servizio e un desiderio di mercato, scusa. Quindi il mio non vuole mai essere un giudizio, ma il mio vuole essere un parliamone, ti faccio capire come funziona e se poi tu vuoi farlo, liberissimo di farlo. Il marketing è bello perché ti permette di fare quello che vuoi e lavorare in qualsiasi campo. Ti piace una cosa? Ci puoi assolutamente piazzare sopra del marketing. Quindi in realtà per me il marketer è il lavoro più bello del mondo perché mi permette di scegliere sempre dove operare. Quello che mi piace fare lo faccio. Mi piace lavorare in ambito sanitario, bene, vado a fare il marketing per dentisti. Lo faccio, l'ho fatto, ho venduto corsi, se mi hai seguito lo sai, perché mi piaceva l'ambiente, volevo capirne di più dell'ambiente. E via dicendo, puoi andare a lavorare dove ti pare. In questa serie di video quindi andremo a vedere contesti e situazioni sociali differenti, andremo a capire come piazzarci sopra delle soluzioni e come farci ovviamente grana. Se il video ti è piaciuto, metti un like e lasciami un commento. Ci vediamo alla prossima puntata.